Per me il mare è una cosa molto importante, è ricchezza, è fonte di vita. Allora, per me il mare è tutto. Allora, per me il mare è vita, è tutto un altro mondo da esplorare. In più per me ha un doppio significato, in quanto io grazie al mare riesco a vivere il mio lavoro. Anche nel nostro campo è quello che ci porta il pane quotidiano e va rispettato. Siamo nati nel mare, viviamo per il mare. Negli ultimi 30 anni il lato economico del mestiere è cambiato tantissimo. Io sono la terza generazione. Prima c'era il nonno, c'era mio padre e adesso ci siamo noi nipoti. È molto meno ricco, si trovano molte meno varietà di pesce, anche le quantità sono cambiate. Rispetto a 30 anni fa il pescato in percentuale è meno del 50%. Ci sono alcune specie che proprio non si trovano, sono introvabili. Tipo il pesce sciabolo, una volta questo era un pesce che nei nostri mari era strapieno, infatti i pescatori ne prendevano così tanti che anche li buttavano, che non sapevano cosa farne. Oggi trovare una cassa di questo pesce è impossibile. Magari a volte ci sono delle specie di pesce che una volta pescavamo a delle profondità, magari vicino dove ci sono degli scarichi di fiume o no, perché i mari ci sono lungo le coste, che non si pesca più rispetto a una volta. Allora, il futuro della pesca del nostro mare, se continua in questo modo, con il fatto dell'inquinamento, il fatto del cambiamento climatico, perché si sta tropicalizzando anche il nostro mare, stiamo vedendo che parecchie specie di pesce stanno cominciando a mancare. Se continua così, non so dove arriveremo, perché poi dobbiamo affidarci soprattutto anche poi all'importazione di pesce, perché se continua così il nostro pesce a chilometro zero sta venendo un po' a mancare. Non ci saranno più pescatori, quello è certo, perché almeno la mia è l'ultima generazione di quelli che andiamo in mare. Più giovani non ce ne stanno più. Allora, il mio futuro, se le cose continueranno così, sarà un po' incerto. Dovremmo cercare la nostra attività di modificarla, inventarci qualcosa di nuovo, tipo dei piatti pronti, di girarla quasi a un po' di ristorazione, perché solo con la vendita, scarseggiando il prodotto, non sappiamo come sostenerci. Un consiglio che posso dare a una persona che giustamente che viene in vacanza o che viene per lavoro o altro è di trattare il mare come una persona, come un proprio, non dico un proprio figlio, ma come un qualcosa di suo. E rispettare il mare comunque è una cosa molto importante, perché anche non solo al lato economico ma anche al lato turistico, se un mare è pulito, se un mare è bello, se è trattato bene, porta dei benefici a tutta la città. Noi diciamo siamo gli spazzini del mare, perché noi quando tiriamo le reti o tiriamo gli ami ci viene attaccate di tutto, tiriamo su della plastica, delle buste, bottiglie, che rispetto a come si pensa al di fuori, noi pescatori quelle cose le prendiamo e le ributtiamo nei contenitori e li portiamo a terra, perché se il mare non ce lo guardiamo noi, non lo guarda nessuno.